Oggi, a passato e presente, parliamo di uno studioso di culture orientali, Giuseppe Tucci. Giuseppe Tucci può apparire un personaggio meno conosciuto degli altri, ma dietro di lui c'è una questione enorme ed è l'interessamento, ma forse qualcosa di più di un interessamento, da parte di Benito Mussolini nei confronti dell'India. Cosa cercava Mussolini in India? Che tipo di costruzione mentale aveva in mente, tant'è che lui e anche altre grandi personalità del fascismo si rivolsero verso il mondo orientale? È quello che vedremo adesso attraverso un ritratto completo di Giuseppe Tucci. Di questo parliamo con un grandissimo esperto di questa questione, il professor Francesco Perfetti, e con tre storici in nuce, in erba, Adan Ardacchione, Marco Boriglione e Camilla Andreassi. Professore, io sono convinto che tra i nostri spettatori, noi abbiamo fatto tanti personaggi qui a passato presente, ma Giuseppe Tucci sia quello meno conosciuto, pochissimi sanno chi sia stato. Chi era? Beh, è stato un personaggio intanto di grande importanza e soprattutto di grande fascino. Vorrei dire con una battuta, è stato una specie di Indiana Jones del regime fascista e poi anche dei primi decenni dell'Italia repubblicana. Era uno studioso di lingua e cultura e religioni, diciamo, dell'estremo oriente. Era nato a Macerata da una famiglia cattolica, anche se poi lui in seguito diventò buddista sostenendo di essere una reincarnazione di un vecchio tibetano reincarnatosi in un occidentale per poter, diciamo, salvare la storia pienamente nel personaggio. Comunque, a parte, diciamo, questo dato esteriore, è stato una delle personalità degli studiosi di livello internazionale, conoscitore di un numero sterminato di lingue che andavano appunto dal cinese al giapponese fino a tutti i dialetti, eccetera, un conoscitore di storia delle religioni, perché ovviamente, concludo, è stato un grandissimo esploratore. Ma adesso, professore, vediamo il primo capitolo, l'incontro fra Tucci e il premio Nobel Tagore.